Salve a tutti da Holostore. Oggi vi vogliamo presentare la videocamera Panasonic SDR S26 che, come potete vedere, è un modello estremamente compatto ma con delle caratteristiche avanzate. Prima fra tutti, uno zoom 70x e un ottimo stabilizzatore ottico di immagine. La SDR S26 è fornita di un avanzato sistema di stabilizzazione ottica, infatti, che corregge le vibrazioni della mano circa 4000 volte al secondo. Come potete vedere, la macchina sta veramente nel palmo di una mano. Tecnicamente, esteticamente, diciamo, è molto simile all'Axacti della Sanyo e possiede comunque delle caratteristiche molto più avanzate. La nuova funzione Intelligent Auto attiva automaticamente diverse utili funzioni di assistenza allo scatto, oltre al sistema appunto di stabilizzazione che dicevo prima, l'Advanced OIS. Ci sono il Face Detection, che corregge l'esposizione in modo da riprendere i volti in modo perfetto, l'Intelligent Constant Control, che contribuisce ad assicurare un corretto livello di contrasto. Grazie alla funzione Quick Start è possibile iniziare la registrazione dopo appena 0,8 secondi dall'accensione e circa un terzo del tempo normalmente impiegato dalle videocamere che registrano su DVD. Infatti la particolarità di questa macchina è che appunto ha l'alloggiamento SD, da dove praticamente poi vengono registrate tutti i vari filmati, e quindi è priva di qualsiasi hard disk o registrazione su DVD. Questo permette di cogliere ogni momento speciale, anche quelli improvvisi, tutto in qualità DVD e MPEG 2, perché appunto grazie alla funzionalità di, diciamo, accensione immediata, permette la registrazione quasi appunto in tempo reale. La videocamera SDR S26 è dotata dell'innovativa funzione YouTube Uploader, che rende estremamente facile il caricamento dei filmati. Infatti basta impostare la modalità web e il video verrà caricato su YouTube nel formato compatibile. Terminata infatti la ripresa, si connette la videocamera attraverso tutte, diciamo, le varie connessioni, come potete vedere, attraverso appunto questa connessione qui, e via PC appunto attraverso l'USB, che sarebbe questa porta, come potete vedere. E praticamente YouTube Uploader partirà automaticamente, andando a interfacciarsi con il canale, diciamo, YouTube desiderato. Tecnicamente i filmati vengono registrati appunto, come dicevo prima, su supporto SD o SDHC. Poi la videocamera presenta una funzione che semplifica il processo di copiatura dei contenuti dall'hard disk all'SD card al DVD. Si può anche masterizzare su un masterizzatore esterno attraverso appunto la presa USB direttamente dalla videocamera senza passare dal PC. Una nota sull'obiettivo, che in digitale arriva a 3500x. Come potete vedere è un 70x ottico con un f1.5 105 mm, con un diametro di 37 mm, come in 16 noni, come potete vedere. Si potranno fare riprese senza nessuna preoccupazione di tremolie o mossi, anche ad alti ISO. Diciamo, i pro di questa SDR S26 sono da evidenziarsi soprattutto nello stabilizzatore, che appunto è nella registrazione che avviene su supporti di schede SD e SDHC, che di fatto annullano problemi di guasti e soprattutto fanno risparmiare energia. Lo zoom ottico del 70x, come dicevo prima, veramente eccezionale ed efficace in funzione appunto di ripresa quali il Face Detection e l'Intelligent Constant Control, e dulcis in fundo la possibilità di uploadare i propri filmati in modo semplicissimo via YouTube tramite appunto la funzione Uploader. Per contro evidenziamo una risoluzione del sensore non molto efficace, soprattutto alle basse luci, il fatto che non registra filmati in HD e che non possiede il flash di illuminazione notturna. Come potete vedere, solo il sensore del microfono stereo davanti, diciamo, con funzione zoom, tuttavia. Nel senso che una volta che viene zoomata l'immagine attraverso questa diciamo levettina, si amplifica anche, diciamo, la capacità di ripresa dei microfoni. Le dimensioni sono veramente contenute e sono 56x65x107 mm di lunghezza e il peso è di circa 100 grammi. La Panasonic SDR S26 si dimostra una delle videocamere super zoom più compatte in commercio. Dispone anche di un display, come potete vedere, LCD da 2.7 pollici in formato 16 noni con una risoluzione di 123.200 pixel. È, diciamo, con uno schermo glossy che permette la visione anche in ambienti molto luminosi,
e offre informazioni dettagliatissime attraverso appunto le modalità di ripresa e le funzioni attive comandabili direttamente con questo piccolo joystick diciamo, dalla funzionalità del supporto display che è, come potete vedere, movibile. Il formato di registrazione video della Panasonic è SDR66 è appunto in PAL con una dimensione effettiva di 704x576 pixel a 625 linee e 50 campi, ovviamente, perché siamo in formato PAL, in MPEG-2 come compressione. Ottenuto con il sensore CCD da 1,6 pollici da 0,8 megapixel. È anche possibile registrare singole immagini con dimensioni di 640x480 a livello appunto fotografico attraverso la ghiera, appunto, come potete vedere, si può inserire la funzionalità di ripresa solo fotografica. Il sistema ottico Panasonic con focale 1,5-105 consente riprese anche con soggetti lontanissimi. Per quanto riguarda le funzionalità di sistema, evidenziamo che i menu e le varie funzioni sono attivabili tramite un controllo a quattro direzioni, come dicevo prima. E per quanto riguarda tutte le altre funzioni, propone tutte le tecnologie attualmente in servizio del consumatore, appunto, dando la possibilità, attraverso i vari menu, di poter accedere a tutte, diciamo, le funzionalità più avanzate del momento. Include anche una modalità automatica Intelligence AI che è appunto adatta ai parametri di ripresa alle condizioni di luce. In aggiunta è possibile utilizzare anche alcune modalità prefissate o variare a mano attraverso appunto questa ghiera. Poi al display verranno evidenziati tutti i vari comandi manuali per i parametri di messa a fuoco e bilanciamento del bianco, velocità dell'otturatore e apertura del diaframma. Questo soprattutto per quanto riguarda la ripresa fotografica. L'SDR ha anche un sistema di riconoscimento dei volti con una funzione soft skin che attenua la lucidità e le rughe nelle riprese dei visi quando c'è una luminosità molto elevata. Una chicca che appunto da far notare su questa SDR S26 è sicuramente la modalità pre-rec che consente appunto di iniziare la registrazione delle immagini e del suono circa 3 secondi prima che venga effettivamente premuto il tasto di avvio e di arresto della registrazione. Questo sistema consente quindi di riprendere un evento inaspettato anche quando questo è già accaduto, prima di iniziare effettivamente a registrare. Sono presenti le immancabili funzioni di editing interno e un sistema di visione notturna digitale senza infrarossi e la possibilità di connettere un obiettivo wide aggiuntivo. Una ricca dotazione di software che permette appunto con pochi semplici passaggi di editare diciamo, le proprie riprese per la registrazione su DVD video. La batteria, come potete vedere, mini efficace da 900 mAh, con fornito sempre in dotazione all'interno della scatola l'alimentatore e caricabatterie. È una scheda di memoria interna SD da 8 GB. È possibile registrare fino a 1 ora e 40 di video alla massima qualità possibile, in modo XP a 10 megabit al secondo. Questa Panasonic, quindi SDR S26, ci sentiamo di consigliarla a un'utenza che non vuole spendere cifre astronomiche e che in cambio vuole funzionalità e qualità video che sono appunto veramente promesse e mantenute da questo modello. Con questo è tutto, Holo Store vi saluta e vi rimanda alla prossima recensione.